Ciao ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Questo è il make-up che io vi lascio subito dopo questa intro ed è praticamente un make-up di Halloween. So che sarò in ritardo, so che forse saremo a Natale quando io pubblicherò questo video tutorial, però può sempre essere utile in qualsiasi occasione, per una festa di compleanno a tema, per una festa a tema, per Capodanno, chi se ne frega, trovateci voi la giusta collocazione. Il personaggio è un personaggio astratto, che può essere un elfo, come può essere un re del ghiaccio, che può essere un elemento della natura, che può essere uno che sta, non so, in qualche pianeta sconosciuto. Come ho fatto questo tutorial? Prima di tutto ho dato una base bianca che è data dal TV Paint della Kryolan, che ho fissato a sua volta con la cipria sempre della Kryolan. Io qua 0,70 mi sembra che è un po' vecchiotto, il mio si è cancellato tutto. Fatto questo ho fatto un piccolo contouring dato dai pigmenti, i pigmenti questi di qua di Mineral Liberi. Ho alternato questi due, questi tre, 1, 2 e 3. Questo è il bianco che mi è servito per andare a intensificare il bianco del TV Paint e poi ho usato questo azzurro e questo azzurro carta da zucchero. Poi cosa ho fatto? Ho semplicemente questa parte qui, ho voluto marcare con queste scaglie di ghiaccio fatte praticamente penso in plastica, che sono queste di qua, che io l'ho acquistato tutto il barattolo per un costo di 4-5 euro in un negozio di belle arti. Come lo incollate? Lo incollate con il mastice. Attenzione, questo mastice della Kryolan, come qualsiasi mastice adatto al make-up, dovete avere quello che lo toglie, perché se voi utilizzate questo e poi non avete, che io adesso non ce l'ho qui, ce l'ho nell'altra stanza, è praticamente una soluzione che ti permette di togliere questo mastice, ma se non l'avete dovete andare lì a grattare, quindi vi potrete anche fare male. Quindi vi raccomando, evitate di fare troppi casini. Una volta fatto questo, 1 e 2, mi sono dedicato alle ciglia, alle sopracciglia e alla barba. Come ho fatto? Ho preso un vecchio scovolino che mi piace conservare, ho preso il TV Paint e ho colorato la barba, ho colorato le sopracciglia. E lì, per dare un tocco sempre di luce, ho utilizzato dei glitter molto molto piccoli piccoli, che poi nemmeno sono glitter, non lo so, è tipo una polvere molto molto carina. Sulle labbra ho utilizzato questa collezione vecchia, che è Crystal Eyes, è un gloss e si chiama Diamond Dust, che poi ho applicato sopra sempre questi glitter qui. E per quanto riguarda le ciglia, ho utilizzato sempre questo della collezione Crystal Eyes ed è questo di qua, il mascara Topper, che in realtà ha dei micro glitterini molto carini. All'inizio volevo utilizzare questo rossetto di Avon, che in realtà sembra bianco, ma messo da un effetto sheer quasi rosato, ecco. E poi ho voluto dare un po' di luminosità con questo cavallo di battaglia, è di una collezione vecchia che non ricordo, comunque la numero 1 multicolor, ed è questa polvere illuminante che ce l'ho, era prima così, ma sembra che non finisca mai. Quindi questo era tutto quello che volevo dirvi prima di farvi approdare a questo video tutorial. A me dispiace per il ritardo, ma capite bene, il mio computer va a petrolio e io devo assecondarlo, perché se si incazza mi lascia a piedi. Quindi io vi saluto, vi mando un grosso 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 bacio, iscrivetevi, condividete questo video con le persone creative come voi, mettete un pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!